ad esempio, un esperimento che avevo fatto un periodo a fare la stessa strada e a descriverla per 7 giorni diversi. E ogni giorno incontravi persone diverse, avevi reazioni diverse. E quindi facevo questa analisi sulla routine a livello sperimentale. Quindi avevo descritto la stessa settimana, la stessa strada, alla stessa ora. E questo è il frutto di questo esperimento, cioè praticamente era una storia di una persona che andava dentro una semplice strada e praticamente questa è la descrizione di tutte le persone che incontrava nel passaggio. È una strada immaginaria o andavi proprio? No, è vera. E dove? Io una volta l'ho fatto a Vicolo della Pace. Abbiamo fatto questa cosa sperimentale che avevo coinvolto altre 6 persone, quindi ognuno faceva la sua giornata e era ogni giorno visto da un punto di vista diverso. E avevamo attaccato ognuno la sua storia della sua giornata tipica. Quindi chi passava nel Vicolo della Pace viaggiava per una settimana. Cioè questa era una cosa... Viaggiare stando fermi. Sì, sì. In un semplice... Guarda un po' un ospite che avremo dopo e poi parliamo. Va bene. Chi è l'ospite che avremo dopo? Dillo. Francesco di Termini di Purche. Ah, dai. A fare le riprese delle persone che passano. Cioè, questo è... Come faceva Edgar Allan Poe, vedere un mostro in un semplice insetto, cioè prendere il piccolo, l'effimero, l'occhio, è qualcosa di unico e ripetibile. Vedo le luci, non so che dire. Vedo le luci e dai, qualcosa, ragazzi. Allora, le opere sono in mostra esclusiva solo per voi, giusto? No! 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 No, c'è una proposta! Non lo sapevo neanche io! Non so fino a quando resteranno. Non sappiamo fino a quando resteranno, quindi venite qua, vedete le opere e... Quando volete! Regalatevi per Natale, Per Natale. Per Natale, perché sono veramente belle. Io già ne ho comprate due. E... La cosa più importante è che è la tecnica che mi piace di te, nel senso che oltre a travalicare i confini geografici e spaziali, riporti questo effetto anche nei disegni, quindi diventano patchwork, ci sono mani che escono dalla cucina per fare il mondo, ci sono personaggi che invadono il palco, e mi piace molto questo fatto che le tue opere in realtà fanno la stessa cosa che hai fatto te andando a cercare. Sì, cioè io mi sto avvicinando alla terza dimensione, questi stanno cercando di uscire dal quadro. Sì, la tecnica è collage, carboncino, mista, cioè quando non si vuole dire la tecnica si dice mista, quindi è tecnica mista. Tecnica mista? È frontale, su carta. Le sue opere sono esposte. E abbiamo il secondo ospite che presenta il suo libro, che si chiama